Ancora 5 minuti su Rai 2. Ringraziamo Pier Francesco Favino che si è fermato per affrontare insieme a noi alcune domande contenute nel nostro grande libro delle domande, ma anche per averci portato dei gadget promozionali, niente male. Abbiamo detto prima dell'importanza degli amici cinesi all'interno del cast di questo film, i biscotti della fortuna. Esattamente. Che belli, ne apro uno. Con un simpatico packaging, col mio faccione. Con il faccione di Pier Francesco e delle frasi motivazionali. Potremmo fare, è Walter nudo o un biscotto della fortuna? Stoltezza di mente ristretta reca umiliazione. È vero. Com'è vero? È vero, è vero. Ne volete un po'? Sì. Ne volete? Sì. Lanciamo un po' così. Prendete. Random. Prendete e mangiatene tutti. Propizia è perseveranza. E perseveranza. Allora, Pier Francesco, noi abbiamo questo libro di grandi domande a cui è difficile trovare una risposta. Chi essendo tu una persona di un intelletto evoluto, raffinatissimo, vogliamo provare a vedere se hai le risposte giuste per queste domande. Per esempio, perché la chiamano, secondo te, picchio? Perché la chiamano sala parto se i bambini arrivano? Perché secondo me comunque, innanzitutto la tua signora ti dice, beh, vado, no? Quindi già poi, se immaginiamo che magari questo mondo è solo il riflesso di un altro mondo, capisci? Cioè, sì. Magari dall'altra parte dicono, beh, sto andando, parto. Che tra l'altro può essere la risposta giusta a tutte le domande che sono contenute in questo libro. È un po' come il biscotto della fortuna, della felicità. Propizia e perseveranza. Se un duplo ha tre nocciole, perché non l'hanno chiamato triplo? È umiltà? Vabbè. Non so. Perché effettivamente ha tre gobbette, eh? O forse contano gli spazi in mezzo? Potrebbe essere questa. Triplo. Secondo me poi il triplo stucca. Cioè, se tu invece lo percepisci solo come duplo, dici, vabbè, meno male. Ma vuoi un duplo? Sì. Vabbè, va. Sì. Ma c'è un triplo? Un triplo, no. Ne mangio. È vero. Ma nel caso sarebbe truplo. Perché si chiama contagocce se poi comunque me le devo contare io? Perché credo che sia un ottativo. Ah. Dai. Conta le gocce. Dai. È così. Su. Allora. Tra l'altro c'è proprio un capitolo dedicato ai contagocce. Alle sostanze contenute a volte nei contagocce, per esempio il veleno. Sì. Secondo te, picchio? No, perché me ne... Dimmi. Il veleno ha una data di scadenza? E se sì, una volta scaduto, fa più male? Non lo so. Hai visto che le stanno cambiando le date di scadenza? Per questo dici? C'è scritto, sì, secondo me nel Medioevo c'era scritto da usare preferibilmente entro. Cianuro, da usare preferibilmente entro. Può essere. Non rispondiamo eventualmente. Certo, degli eventuali danni. Outminrick. Perché Pippo, che è un cane, ha la casa e l'auto, mentre Pluto, anch'esso un cane, vive in una cuccia? Credo sia una tristissima storia di diseguaglianza sociale. Te ne faccio ancora una, poi ti lascio andare a nanna. Dimmi. È anche vero che Pluto aveva scelto una via diversa, cioè proprio Pluto aveva proprio una sua visione anche anticapitalista della vita. È un po' Into the Wild. È la versione Into the Wild, capito? Quello si chiama Pippo. Dai, oh. E l'altro? Pluto. Molto meno materialista Pluto, secondo me. Te ne faccio ancora una, poi ti lascio andare. No, ma io starei. No, non lo so, però. Che è sta botta? Sto cercando che fatica. Se una navetta spaziale viaggia alla velocità della luce, sì. I fari funzionano? Buona domanda. No, questa veramente. Vuoi che ci pensiamo? No, è che non ci dormo. Adesso io non dormo questa situazione. Però è anche bello addormentarsi con Anche i fari viaggiano alla velocità della luce in quel caso, no?
cioè se viaggiano con la, insieme alla macchina, ma soprattutto secondo te sono al tungsteno? È una parola che io avrei sempre voluto usare come titolo di una canzone. Tungsteno? Tungsteno. Beh, penso che io ci chiamerei un cane. Anche. Tungsteno! Vieni! Dai! Tungsteno! Tungsti! Dai, vieni qua! Ha detto steno anche. Picchio, grazie mille. Ma scherzi. È stato un piacere finire questa serata insieme a te. Ciao! Grazie per essere passato a trovarci. Fate una buona notte, passate un buon weekend. Noi ci vediamo martedì con Alessandra Celentano, con la Pesce di Martino, per iniziare la settimana. Buonanotte a tutti!